Si chiama Ludibrio Sibia per l'ultima fatica letteraria di Federico Efer. Ieri, nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pelletteri, il libro è stato presentato nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'Uni3, presieduta da Angela Scaglione. Accompagnati dalla musica, alcuni brani del volume sono stati letti da Maria Giannone. Io lo dedico a quelli che vengono dopo di me e noi lasciamo in eredità quello che abbiamo scritto. Questo resta di noi. Ma soprattutto per quel senso di libertà, amore e fantasia che io riverso nelle cose che scrivo. E oggi è difficile mantenere questa sigla che io poi metto in pratica nell'Uni3, la libertà che ci vuole essere tolta qualche volta, ma che noi dobbiamo mantenere. E la libertà con l'amore. E noi siamo in un periodo che siamo quasi disamorati e allora l'amore è essenziale e poi soprattutto la fantasia si è persa dietro la tecnologia. I ragazzi non sono più fantasiosi, non inventano, hanno dimenticato che ci sono le stelle e perché sono dietro ai telefonini. Le stelle sono importanti nel contesto di un libro dove si parla di libertà, dove si parla di luoghi e di episodi che si riferiscono all'età ellena, all'età latina. Molte di queste lezioni che ci sono state lasciate dai padri sembra che siano già messe in cantina. I lavori ieri sono stati introdotti da Liborio Mingoia, docente responsabile culturale Uni3. È un dono che il maestro Efer ha fatto all'Uni3, così come un dono è stata la pubblicazione da parte dell'editore Giuseppe Sciascia, che ringrazio pubblicamente. E devo dire che il donare è il motivo conduttore di tutti gli aderenti all'Uni3, un'associazione culturale no profit i cui docenti insegnano gratuitamente. Si rifà infatti all'Universitas del Medioevo, la cui organizzazione faceva capo agli studenti, ma i docenti prestavano la loro opera gratuitamente perché consideravano il sapere un dono da trasmettere.